Commento al Vangelo per la quindicesima domenica del tempo ordinario. Oggi nel Vangelo Gesù ci parla della parabola del seminatore. Questa metafora per far comprendere agli ascoltatori con immagini a loro familiari il messaggio di salvezza. È nelle parabole che ritroviamo la logica di Dio, questo Dio che sparge il seme della parola. Leggendola ci accorgiamo che tre quarti della semina sono andati a finire male, sulla strada, sui sassi, sui rovi. L'Evangelista Matteo sembra dirci che, nonostante la venuta di Cristo, nonostante l'annuncio del regno, nonostante la morte e la sua resurrezione, rischiamo di essere e di rimanere quello che siamo sempre stati. In questo tempo vediamo chiese vuote, conventi vuoti, seminari vuoti. La domanda che ci viene spontanea è: Signore, ma dove stiamo andando? Gesù ci risponde, ci incoraggia dicendo che non conta la quantità, non dobbiamo preoccuparci dei numeri o di ciò che risulta, ma dobbiamo invece preoccuparci di questa mano che abbondantemente sparge il seme. Concentriamoci sul gesto che Dio compie, pur sapendo che la maggior parte del seme da Lui sparso verrà gettato, non porterà frutti. Egli continua a spargere il seme. È un po' come tutti coloro che si impegnano a trasmettere la parola di Dio oggi. Non preoccupiamoci dei numeri, ma come Dio continuiamo a seminare. Qualche seme sempre germoglierà. Impariamo a riconoscere e a riconoscerci terreno arida, strada, pietre, umili davanti alla parola di Dio per non farci soffocare dai rovi. Ciò che conta non è strapparli via, ma imparare a crescere con gli ostacoli e le difficoltà. Sarà il Signore a donarci la forza per far venire fuori i frutti. Impariamo quotidianamente a coltivare il terreno buono della nostra vita. Buona domenica a tutti.